Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. Come potete vedere ci troviamo all'interno della nostra base operativa. Alle spalle c'è il nostro Mega Avenger, nonché centro operativo volante. E oggi ragazzi siamo qui ritornati all'interno della nostra base operativa perché, come avrete letto dal titolo, andremo ad acquistare il jetpack. Perché sì, finalmente con questo nuovo DLC è stato introdotto il jetpack su GTA Online. E quindi ovviamente lo dobbiamo comprare assolutissimamente, non aspetto neanche lo sconto, lo compro e basta perché lo voglio subito. Quindi niente regà, allora andiamo immediatamente sul sito internet, andiamo su Warstock e andiamo qui. Perfetto, Truster, credo si pronunci così, no? Truster. Il prezzo speciale che praticamente si sblocca dopo aver completato il colpo dell'Apocalisse. Mentre se lo volete acquistare subito senza aspettare nulla, vi costerà 3.657.500 dollari. Noi lo compreremo così a prezzo pieno perché noi lo vogliamo subito e quindi lo dobbiamo comprare per forza. E quindi niente, regà, come al nostro solito, andiamo a leggere la descrizione di questo veicolo. Veicolo barra jet. Barra quel che cavolo è, ok? Fin dal primo momento in cui l'uomo ha alzato gli occhi al cielo, ha desiderato fluttuare libero, sorvolando pacificamente gli imbottigliamenti dell'ora di punta, senza alcuna protezione a dividerlo dall'assordante e instabile combinazione di carburante e fiamme. Oggi quel sogno è diventato un'arrogante realtà. Che cosa stai aspettando? E appunto, che cosa sto aspettando? Nulla, lo sto comprando subito, non sto aspettando neanche il prezzo speciale, caro G. Attenzione, questo veicolo deve essere conservato in una base operativa personale, modificabile presso l'officina della base stessa. Quindi, mi raccomando, non acquistate questo veicolo se non avete la base operativa, altrimenti non potete utilizzarlo. Dunque, andiamo ad acquistarlo. 3 milioni di dollari, raga, 3 milioni e mezzo di dollari per arrotondare. Porca vacca, i soldi oggi stanno volando via all'infinito proprio. Il tuo nuovo veicolo sarà presto consegnato alla tua base operativa e quindi credo arriverà... Non so, forse sopra. Allora io mi metto qui dove c'è sta sorta di piattaforma e quindi se spawna lì o lì dovrei vederlo. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente i 100 like se volete altri video di questo tipo, dove per l'appunto andiamo ad acquistare e modificare tutti i nuovi veicoli che escono con i DLC su GTA. Inoltre mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate all'infinito finché non diventa blu. Inoltre condividete il video come matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi la serie che ci sarà sul nuovo colpo di GTA Online, ovvero il colpo dell'Apocalisse. Il tastino per iscrivervi lo trovate qua sotto, attivate la campanellina e se lo fate siete dei granti. E beh, adesso non ci resta altro che aspettare, ragazzi, perché io qui non lo vedo. Ok, è arrivato? No, non è arrivato. Ma io tipo posso sedermi qui, raga? Posso sedermi qui? Perfetto, allora mi siedo qui. E ciao ciao. Nell'attesa, che vi devo dire, stiamo qui e magari contempliamo il nostro Avenger e la nostra nuova base, pagata un sacco di soldi. Ok, è arrivato? Sì, sì, il tuo nuovo veicolo è arrivato. Dove è stato consegnato? Lo vedo, raga, lo vedo, è lì il jetpack, è lì. E guardate dove me l'ha messo, proprio dove ero io, cioè, perfetto. Mammut, raga, Mammut, la marca Mammut. E niente, wow, veramente incredibile. Il jetpack è tornato dopo una vita. Vediamo un attimo come si guida, triangolo. Ok, perfetto, lui sale così. Porca vacca, guardate che roba, raga, guardate che roba. Andiamo, accediamo all'officina, vediamo come si modifica l'armatura. Va bene, non la mettiamo. I motori, ovviamente sì. Cos'è sta roba? Contromisure, chaff o flare? Flare, perché giustamente è un mezzo volante, quindi è anche giusto che ci siano le contromisure, perché qualcuno ti potrebbe sparare tranquillamente. Poi abbiamo livrea. Ok, la livrea, vabbè, niente di che, io sinceramente lo terrei addirittura senza livrea. Sì, teniamola senza livrea, raga. Verniciature, colore principale, metallizzati, vediamo un attimino. No, metallizzati, che cavolo faccio? Metallizzati, raga, mi faccio il jetpack deluxe, lo chiameremo, ok? Perché c'è il Luxor deluxe e questo qui sarà il jetpack deluxe, brevettato da me, quindi cara Rockstar, adesso dammi Shark Card all'infinito, perché ti ho brevettato questo nuovo jetpack, che farà salire il prezzo perché è deluxe, quindi ok? E il prezzo del jetpack deluxe, raga, si aggira intorno ai 10 milioni e mezzo di dollari circa. Ovviamente sto scherzando, però, raga, mi piace l'idea di averlo così, c'è sempre
veramente bello, ci sta. Quindi lo mettiamo così. Sembra veramente un oggetto deluxe comunque, eh. Porca vacca. Chiamalo deluxe, deluxe, guarda qui che roba. Così dorato è plus, raga, altro che deluxe. Ma a dirvi la verità, sapete che io lascerei addirittura come colore secondario il bianco, raga. Sì, sì, mi sa che lascio il bianco. Non mi dispiace, vado a mettere il bianco ghiaccio, perché il bianco che c'è ora è il bianco neve. Quindi mettiamo il bianco ghiaccio. Non mi dispiace come colore, perfetto, è venuto bene. Armi. Questo robot ha le armi. Il jetpack ha le armi. Minigun doppia 50 mm o missili? Porca vacca, raga, ma ci rendiamo conto? Minigun o missili? Mamma mia, raga, sapete che questa qui è una bella roba? Mettiamo i missili, perché la minigun... Ma c'è devastante. I missili sul cavolo di robo qui, di jetpack. Lo chiameremo sempre jetpack, nonostante si chiama... Come cavolo si chiama non lo so, me lo sono già dimenticato. Lo chiameremo jetpack per sempre. E basta, propulsione, iato. Porca vacca, raga. Io installo tutto, devastante. Metto pure le armature. Raga, ho finito le modifiche. Esci dalla base operativa. Voglio vedere come esce. Siamo già in volo, raga. Siamo già in volo. Atterriamo. Ma è stupendo, raga, è veramente stupendo. Devastante, sembra un uovo, però va bene. Allora, qui c'è il nostro mega jetpack. Tranquillo, no? Peccato che è notte. Mannaggia, oh. Ma se cade sto coso come lo rialza? Provo a buttarlo per terra. Puoi cadere per terra, grazie, cadi? Eh no, raga, mi sa che non può cadere per terra. L'unico che è caduto per terra qui è il nostro amico qui. Oh, sveglia. Che è caduto per sé, è morto. Raga, non si alza più, perché? I bug belli di GT Online. Cioè, quello è caduto per terra. Ok, l'ho sbloccato. Cioè, era rimasto bloccato, cosa? Vabbè, raga, c'è l'alba, tra poco sorgerà il sole. E prendiamo il nostro jetpack e voliamo via. Perché si è paralizzato, raga? Il mio omino si paralizza a caso. Prendiamolo. Boom. Premi per accedere alla base. No, ok, non mi interessa. Sali in alto. Mamma mia, raga, mamma mia. Ma la propulsione iato a cosa mi serve, scusami? Che ha fatto? Ha alzato i piedi, raga. Eh sì, ha alzato i piedi d'appoggio, vedete? Alzandoli. Ciao. Ma la propulsione iato come funziona? Scusami, mi hai fatto installare la propulsione iato, che costa non so quanti soldi. E adesso come va? Boh, raga, non lo so, ma è veramente bellissimo. Cioè, guardate qui che è agile anche, eh. È agile, abbastanza veloce. I missili ovviamente sono tipo... Ah, ok, a 1-1. Porca vacca, 1-1, non sono a raffica, come il Buzzard, raga. Leviamo, mamma mia, in prima persona, sembra di volare, raga, in prima persona è stupendo. Allora, ma adesso che viene la polizia, mi aggancio automaticamente i poliziotti. Voglio vedere se sono dei missili a ricerca. Sì, sì, sono dei missili a ricerca, raga, alla grande. Altro che oppressor, adesso chi cavolo la utilizza più l'oppressor? Cioè, guardate che roba. È anche veloce, raga, io adesso provo ad andare alla massima velocità. E non è niente male, cioè va abbastanza veloce. Ma quanto in alto posso salire con il mio jetpack, regà? Posso anche andare all'indietro, guardate che roba. No, vabbè, incredibile, oh. Ma quanto posso andare in alto, tipo? Tanto o... Oh, mi sono fermato già. No, no, regà, ancora va, ancora va. È un pochettino instabile, perché porca vacca, ci stanno tutte le turbolenze, ste cose qui. Però ancora va, tiene. Instabile, ma tiene. Ma solo io, regà, morirei ad utilizzare un mezzo del genere. Cioè, vertigine a mai finire. Ma ci rendiamo conto? Cioè, a me mi vengono già le vertigini da qui, a vederlo. Da uno schermo, pensa lì a stare lì su, tipo, a sta altezza. Bruttissimo. Ma sto coso quando può andare in alto? Cioè, voglio dire, arrivata una certa, il mio mino dovrebbe anche morire, perché qui già l'aria dovrebbe essere... Non mi viene il termine, però non ci dovrebbe essere più ossigeno. Quindi, a parer mio, già qui la Rockstar ha fatto un grandissimo fail, perché poteva mettere, tipo, che non so, l'omino iniziasse a perdere vita, perché per l'appunto non c'è più aria. E niente, raga, praticamente abbiamo raggiunto il limite massimo di altezza. Siamo completamente sopra le nuvole. La città di Los Santos non si vede più. Qua sopra è un paradiso veramente stupendo. Wow, veramente non potete capire che bello. È stupendo. Ma se io mi lancio, regà. No, non volevo. No, non volevo. Scusami. Dov'è il mio jetpack, regà? Voglio vederlo. Lo vedo precipitare, secondo voi? No, lui è molto più lento in teoria di me. Caro jetpack, vieni. Allora, in teoria questo jetpack cadrà esattamente da qualche parte qui. Cioè, regà, perché si sta spostando tantissimo? È sicuramente ritornato nell'atmosfera, regà.
Si sta spostando tantissimo. Dove cavolo è andato? Guarda lì dove sta andando. Mi serve una macchina, raga, assolutamente. Voglio vedere dove cavolo precipita. Dovrebbe essere qui, raga. Sembra essersi stabilizzato nuovamente. Continuo a non vederlo. Dove cavolo è? Ok, eccolo lì, raga, lo vedo. No, è esploso. Mi aspettavo non esplodesse, a dirvi la verità, Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo acquistato e modificato il nostro nuovissimo jetpack, che non si chiama jetpack su GTA, però boh. Quindi mi raccomando, superiamo assolutamente i 100 like se volete altri video di questo tipo, dove andiamo ad acquistare nuovi veicoli e li andiamo a modificare. Inoltre mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate all'infinito finché non diventa blu. Inoltre condividete il video come matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per un video, questo video è tutto. Bella, raga!